La 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 la. Buongiorno. Allora, sono a Firenze, a Santa Maria Novella, e sto per andare a... Sì, bene, non mi ricordo più cosa devo dire. Sto per andare a Milano, perché per Milano vado a Como, e da Como vengo all'Aria Center a incontrarvi. Io non vedo l'ora, sono molto emozionata. Sono veramente stanca, perché tipo tra venerdì ho un esame, cioè ho due esami, e sono stanca, veramente stanca. Niente, adesso sono in giro per la stazione a Santa Maria Novella, non so cosa fare, di farmi un giro. Oltretutto la gente mi guarda strano perché sto parlando di una telecamera come al solito. Sto cercando una cartellina da Tiger per metterci le fatture. Adesso con Livia che organizza l'evento di Glossip che mi scarrozza un po' dappertutto oggi e guardavo il lago che è una cosa stupenda. Io non sono abituata ai laghi, sono abituata al mare, sono molto ligure, quindi sono rimasta un po' flashata da questa cosa. Stiamo facendo una bellissima strada che sta costeggiando tutto oltretutto, e quindi adesso noi pranziamo, facciamo un pranzetto veloce perché sono le 2 e io ancora non ho toccato cibo da stamattina. E poi andiamo al negozio e vi incontro, e quindi ci rivediamo lì. Questo è il mio pranzo, mi sono anche sporcata, gli gnocchi alla sorrentina. Finito di mangiare mi sono tirata sui capelli perché fa caldo qui dentro. E niente, adesso scendiamo e andiamo subito al negozio e vi aspetto lì, non vedo l'ora. Nuovi gloss di Glossip, appunto, che sono praticamente con formula oleosa, e ce l'ho su adesso. Come vedete sono delle discretissime radrate rosse. E niente, siamo qui al negozio, stiamo facendo un po' di foto. Questo è il negozio, è molto carino, piccolino ma molto carino. Quindi adesso vi stiamo aspettando, e nel frattempo io swatch un po' di prodotti che io non ce li ho tutti. Allora, lei è Sofia, è una bambina bellissima, è la mia fan più giovane in assoluto, e le stiamo facendo un make up leggero, insomma mica tanto, che mi ha promesso che si rifà tra qualche anno. Adesso non esce così, eh. Oggi è un'eccezione, poi più. Allora, bellissimo, che belle queste lenticchie, stupende. Guardate chi ci è venuti a trovare da Como. Ah, una Grace, lei è la cara estinta Grace. Non vi è estinta, non vi è estinta. La ragazza che era ad Hong Kong e ha fatto questo semestre a Hong Kong, adesso è tutta, oh ma voi italiani, oh ma qui in Italia. È tutta very snob, però continua a scrivere per iscrivetevi.com, quindi adesso vedrete molti più molti più suoi articoli. Io ho rossetto sui denti sempre. Niente, adesso siamo qui anche al negozio Glossy. Sono venute due ragazze bellissime, sì, c'era una bimba di 10 anni, dolcissima, e una ragazza che si chiama Nicole che mi ha scritto una lettera. No, allora non si è voluta far riprendere, però mi ha scritto una lettera bellissima. Io ti voglio dire, Nicole, grazie, perché sei stata dolcissima. Quando l'ho letta mi è venuta da piangere, sul serio. Stavo guardando la linea skincare, che è un sacco bella. Sono curiosissima di provare questa linea, che è quella per pelli impure, e questa linea qui, che invece è quella per le primissime rughe, quella over 20, cioè hanno quella over 20 e over 30. Ovviamente io sono ancora in over 20, per fortuna. Allora, l'evento è finito, Livia che l'ha organizzato, gentilissima e simpaticissima. E la Grace invece mi sta sputtanando sui social, come fa sempre. Aspettate, vedrete. No, aspetta, facciamo, tanto avranno già visto. Cioè, ci sono io con il cappuccio di palloncini. Sempre e divertita... un'ananas. Sempre un'ananas. Ciao,
seguitemi la Grace su Instagram, che è frgrace92, perché lei è Francesca Grace, non so perché Grace, si è autonominata Grace. No, è una vecchia storia, te la racconto. È una vecchia storia che un giorno, me l'ha sempre detto, te la racconterò un giorno, invece non lo sa mai. E niente, adesso ce ne andiamo dall'Ario Center e andiamo a Como, perché io mi faccio 6 ore di viaggio in un giorno, tutto molto ameno, molto bello. Allora, stiamo tornando indietro dall'evento. Io sono scarrozzata da una persona e dall'altra. Sono veramente la persona. Insomma, sono. E basta! Aspetta, Dani, fermati. Dimmi. Ah, devi andare alla terza uscita alla rotonda. Allora, Francesca mi sta accompagnando alla stazione in macchina. Io sono la persona meno autonoma del pianeta oggi, veramente. Mi hanno preso e scarrozzata. Mi hanno trattata benissimo all'evento Glossip. Carinissima anche Livia, che era la prima volta che vedevo. Una ragazza dolcissima, veramente. Quando lavori con persone gradevoli è il meglio, veramente. Sì, Fra, devi uscire qua. Ma quanto è bello, ragazzi, andare con il navigatore e dire le indicazioni all'ultimo all'autista. Vloggando. È vero. Sono finalmente arrivata a casa delle mie amiche che mi ospitano gentilmente. Dite ciao, Francesca. Ciao. E oggi sto a Firenze perché appunto sono arrivata alle 22.30 alla fine a Firenze Santa Maria Novella e non me la sentivo di arrivare fino a Pisa in treno di notte, quindi mi sono fermata qui. Oltretutto stiamo lavorando, io ho un picco di energia che non riesco a spiegarmi, cioè sto lavorando. Veramente, mi sono spaventata da me stessa, secondo me tra un po' mi spengo tipo tu. E niente, oggi è stato bellissimo incontrarvi, sono stata tantissimo contenta di incontrarvi. E niente, penso che rifaremo qualcosa del genere a settembre, perché con una T? Settembre. E niente, io sono bella struccata, le mie sopracciglia sono veramente, sembrano quelle dello zio Bruno. Bello, poi questa crocchia molto fashion. E niente, dai, io torno a farmi mangiare dalle zanzare, a consumare il mio picco d'energia finché ce l'ho, lo uso. E niente, ci vediamo alla prossima. Grazie mille per avermi seguita. Ho sbagliato tutte le vocali alla fine. Grazie mille per avermi seguita in questa giornata avventurosa. Ho calcolato, ho fatto 7 ore di treno oggi. 7. Di cui 4 lavorando però, quindi bomba. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.